Spesso l'attuale amministrazione comunale attribuisce la responsabilità di alcuni problemi alla provincia. Qual è il rapporto suo e del suo partito, della sua lista, con l'attuale amministrazione provinciale e come giudica il loro lavoro? Non lo giudico. Allora, noi riteniamo che sia un errore aver cancellato le province. Riteniamo che sia un errore normativo quello di aver cancellato le province, perché le province devono avere dei ruoli di coordinamento sovracomunale intermedio fra il piccolo comune e la regione. Una volta che non ci sia più la provincia, bisogna inventare dei modi di relazione e di coordinamento fra comuni. I comuni hanno, e poi insomma, ci sono dei servizi, dalla manutenzione delle strade alla gestione dei servizi pubblici a partire dall'acqua, dal coordinamento dei piani regolatori, dei piani di governo del territorio, dal governo, da una programmazione degli insediamenti produttivi, insomma, sono tutti elementi che non possono essere governati solo da un singolo comune, per grande che sia. C'è bisogno di un coordinamento provinciale. Poi, se la provincia ha delle pecche, e ne ha, vanno rimediate, va richiesto un intervento. Non è sbagliato cancellare il problema, io vedo proprio un errore. Ma io devo dire che noi paghiamo a volte le multe per eccesso di disattenzione, paghiamo anche la tassa di circolazione, dove queste due voci dovrebbero andare a supportare la sicurezza stradale. Il rapporto con la provincia, la provincia di Pavia ormai non esiste più, diciamo che alcuni meccanismi sono passati al comune, alcuni altri meccanismi e sistemi sono passati alla regione. Per esempio oggi quello che non ha fatto e saputo fare, credo saputo più che altro fare, la provincia è la gestione delle scuole. Le scuole comunali e le scuole provinciali adesso si sono unificate, quindi per quanto riguarda il sindaco Diego Di Pierro, che sarà sindaco a Voghera nei prossimi 5 anni, sarà uno degli obiettivi per andare a risolvere queste questioni. Oltretutto abbiamo un'azienda municipalizzata dove dà energia a tutte le famiglie, non solo comunque al comune di Voghera, ma anche ad altri comuni limitrofi, e quindi noi lavoreremo per un impianto di sistema elettrico, dei fotovoltaici e quant'altro, per far sì che noi possiamo ancora implementare i nostri bilanci per ridistribuire alla città. La provincia penso che sia l'istituzione che in questo momento, per come il Parlamento ha deciso, sia l'istituzione che abbia maggiori difficoltà a poter operare, scarsità di fondi, okay, ed un futuro che non è sicuramente di sviluppo. Io non ho rapporti istituzionali con la provincia, so che stanno lavorando molto alacremente per poter fronteggiare le problematiche che le sono cadute addosso con una scarsezza di risorse gigantesca. Non mi sento di essere critico nei confronti dell'amministrazione provinciale. Ma secondo me questo non è corretto come impostazione. Beh, innanzitutto la provincia ormai è stata svilita nel suo ruolo. Entro il 2016 la provincia di Pavia assumerà una connotazione diversa. Il problema, per quello che è più generale, significa semplicemente coordinamento, e soprattutto non ci devono essere contrapposizioni partitiche, perché questo rimpallarsi le responsabilità è a volte legato semplicemente al fatto che, per esempio, la provincia è governata
da un partito politico e l'amministrazione comunale è governata da un altro. E già questo è la scusa per dire non andiamo d'accordo. In realtà invece quando al di là degli aspetti partitici ci fossero gli interessi dei cittadini, questi problemi non esisterebbero.